penso che in genere questo mi aiuterà a dipingere la figura. Oggi ne ho fatta una in bianco e nero su uno sfondo color carne. Sono pure occupato a far ricerche sul blu. Qui i contadini sono quasi sempre vestiti di blu. Il grano maturo o lo sfondo delle foglie secche di un faggete che esaltano le sfumature sbiadite di turchino cupo e di azzurro chiaro le fanno cantare grazie a questo contrasto con i toni dorati o il rosso bruno. E ciò è di un effetto bellissimo che mi aveva colpito sin dal principio. Luglio 1885. Sono talmente nauseato da tutti i quadri esotici dipinti in studio. Mandate un po' a sedervi fuori, dipingete sul posto, vi capiteranno ogni sorta di avventure. Per esempio, sulle quattro tele che riceverai ho dovuto togliere almeno un centinaio di mosche, forse anche di più, senza contare la polvere, la sabbia, eccetera. E senza contare inoltre che quando si sono portate delle telaiature per due ore attraverso la brumiera e le siepi, passando da un ramo o qualcos'altro, avrà graffiato la tela, eccetera. Senza contare che si rientra dopo aver portato tutta quella roba e dopo una camminata di un paio d'ore, stanchi, accaldati. Che i modelli presi a caso non stanno fermi come i modelli di professione e che infine l'effetto cambia con il cambiare delle ore della giornata. Di a Serret che sarei disperato se le mie figure fossero buone. Digli che non le voglio accademicamente esatte. Digli che intendo dire che se si fotografasse un uomo che zappa la terra, è garantito che non zapperebbe. Digli che trovo splendide le figure di Michelangelo, anche se le gambe sono decisamente troppo lunghe e le anche le cosce troppo larghe. Digli che a parer mio Millet e Lhermitte sono dei pittori veri per il fatto che non dipingono le cose quali sono, aridamente analizzate e scrutate, ma quali le sentono in Millet, in Lhermitte e in Michelangelo. Digli che la mia grande aspirazione è di imparare a dipingere tali inesattezze, tali anomalie, tali alterazioni, tali trasmutazioni della realtà. Che ne escano, perché no, delle menzogne, se vogliamo, ma più vere della verità letterale. Dipingere il personaggio contadino in azione, ecco, lo ripeto, ciò che è essenzialmente moderno, il nocciolo stesso dell'arte moderna, una cosa che non hanno fatto né i greci, né il Rinascimento, né la vecchia scuola olandese. Eccola qua la cosa alla quale penso tutti i giorni, questa differenza fra i grandi e i piccoli maestri di oggi. E le vecchie scuole, devo dire che non l'ho trovata spesso veramente e apertamente espressa negli articoli sulle belle arti. Pensaci un po' e dimmi se non ti pare che ho ragione. Il personaggio del contadino e dell'operaio lo si è incominciato a dipingere come un genere, ma oggi, con Millet per maestro eterno, è al centro stesso dell'arte moderna e vi resterà. Individui come Daumier bisogna venerarli perché sono tra i primieri. Anversa, gennaio 1886. Nelle sue espressioni, specie degli uomini, e sempre eccezion fatta per i ritratti propriamente detti, Rubens è superficiale, vuoto, ampolloso e, in conclusione, convenzionale, come un Giulio Romano, o peggio ancora come i pittori della decadenza. Nonostante questo, mi entusiasma, proprio perché è
è il pittore che cerca di esprimere l'allegrezza, la serenità, il dolore e rappresenta questi sentimenti in modo veritiero grazie alle sue combinazioni di colore, anche se i suoi personaggi sono talvolta vuoti, eccetera. È estremamente interessante studiare Rubens, proprio perché è tanto semplice nella sua tecnica, tanto stupendamente semplice, o meglio, sembra esserlo, dipingendo e soprattutto disegnando con così poco, con mano così veloce e senza alcuna esitazione. Il ritratto, le teste femminili, i personaggi, ecco il suo forte. È in questo che è profondo e intimo. Se l'impressionismo ha già detto la sua ultima parola, per conservare questo termine, impressionismo, seguito a pensare che appunto nel modo di dipingere il personaggio si può ancora fare molto di nuovo. E mi auguro sempre più che in tempi difficili come quelli attuali si cerchi la propria salvezza in una penetrazione più profonda dell'arte, nella sua accezione più alta. Esiste infatti nell'arte un campo relativamente alto o relativamente basso. L'uomo è più interessante del resto e anche, oltre a tutto, molto più difficile a dipingersi. Parigi, estate autunno 1887, alla sorella Wilhelmina. Esercito un mestiere che è sporco e difficile, la pittura. Se non fossi quello che sono, non dipingerei, ma essendo quello che sono, lavoro spesso con gioia e intravedo la possibilità di fare un giorno dei quadri dove ci sarà un po' di freschezza, di gioventù, essendo la gioventù una delle cose che ho perduto. Se non avessi Teo, mi sarebbe impossibile raggiungere con il mio lavoro ciò che voglio, ma avendo Teo per amico, credo che farò ancora dei progressi, che riuscirò ad affermare. Il mio progetto è di andare, non appena lo potrò, a trascorrere un po' di tempo nel mezzogiorno, dove c'è più colore, più sole. Ciò cui soprattutto spero di arrivare è di dipingere un buon ritratto, finalmente. Quello che penso del mio lavoro è che le scene di contadini che mangiano patate, che dipingevo quando ero a Noenè, sono ancora, dopo tutto, il meglio che ho fatto. In seguito mi è mancata disgraziatamente l'occasione di trovare dei modelli. Viceversa, ho avuto la possibilità di approfondire il problema del colore. Più tardi, quando ritroverò dei modelli per le figure, spero di far vedere che quello che cerco è ancora diverso dal dipingere fiori o paesaggi verdeggianti. L'anno scorso ho dipinto quasi esclusivamente fiori per abituarmi a servirmi dei colori che non fossero soltanto il grigio, vale a dire usare il rosa, il verde pallido o crudo, l'azzurro, il violetto, il giallo, l'arancione, un bel rosso. Quest'estate, mentre dipingevo alcuni paesaggi ad Asimier, ho visto più colore di prima. Adesso cerco di fare dei ritratti e devo dire che perciò dipingo peggio. Forse perché potrei dirti molto male sia dei pittori sia dei loro quadri, con la stessa facilità con cui potrei dirti di meno. Luglio 1890. Mi
mi sono rimesso al lavoro, anche se il pennello quasi mi casca dalla mano. E sapendo perfettamente ciò che volevo, ho ancora dipinto 3 grandi tele. Sono immense distese di grano sotto cieli tormentati. E non ho avuto difficoltà per cercare di esprimere la tristezza, l'estrema solitudine. In quanto a me, sono totalmente preso da questa infinita distesa di campi di grano su uno sfondo di colline, grande come il mare, dai colori delicati, gialli, verdi, il viola pallido di un terreno sarchiato e arato, regolarmente chiazzato dal verde delle pianticelle di patate in fiore, tutto sotto un cielo tenue di toni azzurri, bianchi, rosa, violetti. Sono completamente in una condizione di calma, persino eccessiva, proprio nello stato che occorre per dipingere ciò.